Torna il problema dell'amianto alla Ciammarita, ma stavolta si pensa già a una soluzione. Crolla il costone, strada d'accesso al casello chiusa. Buone notizie per la scuola elementare Maria Pia di Savoia. Nostro servizio sulla processione in onore di Maria Santissima Annunziata, patrona di Trappeto. Bentrovati in una nuova edizione del TG Trappeto. Parliamo di amianto alla spiaggia della Ciammarita. Vediamo nel servizio tutti i particolari. A poche settimane dall'inizio della stagione estiva, ecco che si presenta un altro problema per il nostro paese. Dopo la chiusura della strada d'accesso alla spiaggia Casello, che si spera venga riaperta al più presto, ma abbiamo preparato un articolo apposta per parlare di questo argomento. Stavolta il problema si presenta alla Ciammarita. A dire il vero, il problema non si è presentato soltanto adesso, ma è presente già da tanto, anche troppo tempo. In una parte della spiaggia della Ciammarita sono presenti dei tubi costruiti in cemento amianto. Questo materiale, fuori legge in Italia dal 1992, come ben sapete è gravemente dannoso per la nostra salute, se ne vengono inalate le polveri. Già l'anno scorso si era posto questo problema, ma da allora nulla è cambiato. Questa volta, afferma il primo cittadino nell'intervista che vedrete tra poco, ci si è attivati contattando una ditta. Quest'ultima, dopo aver effettuato un sopralluogo, ha quantificato una spesa pari a circa 10.000 euro. È a conoscenza di tutti che le casse comunali sono vuote e affrontare una spesa del genere non è piuttosto facile per il comune di Trappeto, ma si è già pensato come provvedere a questa cosa, finanziando le opere di bonifica della zona attingendo dei fondi destinati alla pulizia delle spiagge, fondi che si spera vengano rimpiazzati dal bilancio che dovrà essere approvato entro il 31 maggio. Allora, intanto abbiamo chiamato la ditta, ha fatto un preventivo di circa 10.000 euro. Ora, insieme con, oggi ne abbiamo parlato pure con l'architetto Cusumano, mi sta facendo una relazione per prendere, intanto i soldi li prendiamo della pulizia alle spiagge, per intervenire subito e levare questo amianto. E poi nel corso del bilancio che dovremmo approvare entro il 31 di maggio, metteremo i soldi per la pulizia a spiagge. Questo è quello che c'è fino adesso. Torniamo a parlare del costone che è crollato e che ha portato alla chiusura della strada d'accesso alla spiaggia Casello di Trappeto. Sindaco, è crollato il costone roccioso sulla strada che porta al Casello, che di conseguenza è stata chiusa. Ci sono delle novità? Sì, il giorno 4, circa alle 9, è crollato questo costone. Dobbiamo ringraziare Dio veramente, perché se sarebbe successo nei giorni di Pasqua o Pasquetta non sappiamo quello che poteva succedere. Adesso stanno intervenendo le Ferrovie dello Stato, intanto sono là perché stanno pulendo il canale di scolo che, per portare l'acqua direttamente a mare. Poi interverranno lunedì sera, quando non ci sarà più, i treni non viaggeranno più, per cercare di abbassare questo costone. Dopodiché dovrebbe intervenire il Genio Civile. Queste sono le ultime notizie che abbiamo in questo momento. Come ben sapete, noi, questa amministrazione sta facendo di tutto per cercare di salvare l'estate, perché siamo al mese di aprile e quindi non sappiamo quello che riescono a fare loro, ma noi dobbiamo mettercela tutta affinché l'estate riparta e Trappeto abbia di nuovo l'accesso a mare in questo luogo. E i lavori della scuola elementare, siamo alla partenza ormai? Siamo in dirittura d'arrivo. Lunedì arriverà la ditta per cercare di fare questo contratto, e così assegniamo i lavori e loro possono iniziare a quello che c'è da fare in questa scuola elementare. Finalmente, dopo tanto tempo, siamo riusciti a partorire questo bambino. Abbiamo realizzato un piccolo servizio sulla processione di Maria Santissima Annunziata, la patrona di Trappeto. Vediamo il servizio.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, o Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Vergine Annunziata, nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Siamo in chiusura del nostro telegiornale. Per altri aggiornamenti e per tutte le altre novità durante l'arco della settimana potete visitare il nostro sito web www.tgtrappeto.altarvista.org oppure iscrivendovi alla nostra pagina Facebook TG Trappeto, dove pubblichiamo giornalmente delle foto e altre novità del nostro sito internet. Per questa edizione è tutto, vi ringraziamo per averci seguiti e l'appuntamento come sempre va alle prossime edizioni.